È il 14 di agosto, mancano ancora diversi minuti alla partenza ufficiale della gara competitiva di 18 chilometri, però qui Piazza Umberto I già pullula di persone al di là delle transenne per assistere a questa 41esima edizione. È la manifestazione più longeva d'Italia fondamentalmente, non ha mai subito interruzioni, tutto grazie all'idea che ha avuto appunto 41 anni fa Roberto Terrenzio, fondatore della Miglianico Tour. Allora, come è nata questa gara podistica? Beh, la Miglianico Tour è nata perché io sono da sempre un appassionato di atletica leggera, soprattutto di corse su strada. Nel 1970, diciamo così, si correva, ma eravamo ancora una piccola parte di persone. Io vengo da Milano, ma i miei genitori sono miglianichesi, mio nonno è miglianichese. Nella prima vacanza che mi sono trovato a fare a Miglianico, ho pensato di portare quelle idee che c'erano a Milano e di portarle qui a Miglianico, ideando un giro podistico. Con gli amici abbiamo trovato un percorso che è splendido, che tuttora viene fatto dagli atleti, e diciamo che ancora oggi sono molto soddisfatto di questa mia idea, un sogno che è diventato realtà. Che il nostro amico ha avuto il conferimento della cittadinanza onoraria. A tal proposito abbiamo proprio il padrone di casa di Miglianico, salve, il primo cittadino, quindi il dottor De Marco, che ci racconta anzitutto il significato di questa gara per l'intero comprensorio. Ma questa gara è la Miglianico Tour, ma in realtà è la gara di Miglianico, è una gara intorno alla quale si mobilita tutto il paese, tutti i miglianichesi. Del resto avete avuto modo di vedere la partecipazione, proprio la passione con la quale i miglianichesi si avvicinano a questa gara. Siamo arrivati alla 41esima edizione, è una delle gare più antiche d'Italia, e questo grazie al lavoro instancabile del padron Mincone. E qui abbiamo quello che ha suo tempo l'ha ideata questa gara, e quindi non possiamo che dire grazie a Roberto. Io l'anno scorso, in occasione del 40esimo della gara, ho avuto il piacere e l'onore di conferire la cittadinanza onoraria sia a lui sia a Nicola Mincone, perché credo che personaggi di questo spessore, di questo calibro, vadano onorati e vadano rispettati, ma soprattutto vadano tenuti in grande considerazione. Grazie sindaco, chiudiamo allora con Roberto Terrenzio per dire qualcosa, qualche anticipazione su questa 41esima edizione. Torna la presenza dell'atleta del Kenya che ha vinto l'anno scorso, Nicolemus Bivotti. C'è anche questa sfida tra gli atleti africani e l'italiano Denis Curzi, che può essere l'elemento più rappresentativo in forza ai carabinieri. Insomma, una gara che anche per quanto riguarda l'aspetto agonistico e competitivo è di spessore notevole. Chiaro. Beh, noi speriamo che questa volta vinca un italiano, quindi speriamo, io direi, in Curzi, a meno che ci sia qualche sorpresa inaspettata, come può capitare in questo genere di corse. Credo che Nicodemus sia favorito, direi sicuramente, però in questo genere di corse di 18 km lunga distanza tutto può sempre essere possibile. Abbiamo già avuto esempi negli anni passati di sorprese un po' particolari, ma sempre piacevoli comunque. Questo è il veterano della corsa, 41 perché 41 edizioni, 41 partecipazioni. Sì, grazie per l'invito. Sono qui presente per la 40esima, ma credo di fare anche la 41esima con tanti sacrifici, tanta voglia,
soddisfazione per il paese, per me e per tutti. Tanto va detto che al termine della competizione ci si ritroverà tutti quanti nei pressi della cantina di Miglianico, che anche in questo caso festeggia una particolare ricorrenza, 50 anni, quindi ci sarà un pasta party con una grande festa, animazione e soprattutto la consegna dei premi agli atleti più meritevoli. A più tardi. Nicola Mincone, nominato d'ufficio proprio patron della corsa, perché prima da atleta, poi da speaker, adesso al vertice del comitato organizzatore. 41 edizioni, non c'è stata mai un'interruzione, è la manifestazione più longeva d'Italia e, se vogliamo, anche quella qualitativamente più valida. Ma, sul fatto che la gara non ha mai avuto interruzioni posso garantire, sul fatto che sia una delle più vecchie abruzzesi sicuramente sì, a livello nazionale non lo so, però sicuramente siamo tra le più vecchie, le più accreditate, che hanno una storia. Anche stavolta sfioriamo le 1000 presenze per la gara competitiva. Per l'esattezza 790 iscritti, 918 chilometri, 130 ragazzi e 120 ragazzi, quindi abbiamo superato ancora una volta le 1000 unità come partecipazione. Attenzione rivolte anche sull'aspetto prettamente amatoriale in questa 41esima edizione, perché? Siamo ritornati alla storia, all'inizio della gara, quando la gara era amatoriale, riservata agli appassionati, a chi amava il podismo. Dopo vari anni in cui ne abbiamo provate tante, abbiamo invitato i campioni olimpici, mondiali, abbiamo fatto dei circuiti importanti. Fra un po' saremo effettivamente travolti, perché stiamo per dare il via alla gara. Nicola, nei dettagli, questa 41esima edizione si caratterizza dalla presenza anche di atleti di un certo livello, anche di spessore internazionale. Ci sono sempre stati atleti di ottimo livello nazionale e internazionale. Quest'anno ce ne sono di meno rispetto agli anni passati. Abbiamo fatto una regola, abbiamo rivoluzionato una regola. Non ci sono più premi di categoria, ci sono premi a estrazione, premi importanti. Partecipazione a New York, a Venezia, a Reggio Emilia, a Carpi, a Ravenna. È una voler riscoprire il mondo amatoriale che ha fatto la storia di questa gara. Attenzione, ci siamo quasi. Sono pronti gli uomini della scorta tecnica dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato con le moto a seguire l'andamento della corsa e soprattutto controllare che il circuito perimetrale cittadino non venga occupato da vetture di intrusione. Attenzione, Roberto Poletti è pronto a dare il via ufficiale. Colpo di pistola e si parte! Ed eccoli dunque gli atleti che al piccolo trotto iniziano a percorrere la via principale del comune di Miglianico. Partenza e arrivo sempre qui in piazza Umberto I. E vediamo anche la mascotte del gruppo, pettorale 301. L'unico che ha 4 passi anziché 2, e il serpentone dunque che si va snodando lungo quello che è il rettilineo principale. Noi adesso ci avviciniamo proprio nella zona dove troviamo il nostro Michele Marescalchi, che ci dirà soprattutto com'è articolata questa macchina organizzativa, come si mette in piedi un'organizzazione così complessa. Beh, intanto ci vuole una grande passione. La passione deriva anche da un passato, come l'amico Mincone, che è stato anche lui un corridore. Poi c'è chi correva nel passato, si trovava qui in vacanza, è nata questa idea, l'amico Terenzio,
di fare una corsetta qui dietro a, dentro a Miglianico. Sono passati da Miglianico grandi campioni. Per una decina d'anni c'è stata anche la gara in circuito che si abbinava alla 18 e alla 9 km. Grandi campioni, da Stefano Baldini più volte partecipe all'avvenimento, altri campioni allora nella vecchia storia, Piero Giovanni Poli, Giacomo Leone, Orlando Pisolato, ovvero i vincitori della maratona di New York, La Fiacconi, Laura Fogli, atleti keniani, atleti etiopi, insomma di tutto e di più. E questo è stato un po' la storia di questa gara. Poi, per le questioni che già ribadivo prima, si è tornati insomma all'antico, alla 9 e alla 18, che riscuote sempre grande successo perché la festa degli amatori, del podista, della domenica. E quindi va avanti questa storia di Miglianico, magari con meno risorse, ma sempre con grande voglia di far bene, di fare del proprio meglio. Nell'Albo d'Oro per il secondo anno consecutivo il nome del vincitore è quello di Nicodemus Bivot, Farnese Vini, in compagnia chiaramente di Alberico Di Cecco. Allora, questa atleta keniota era sicuramente tra i favoriti, alla fine prima e seconda posizione, pronostici più che rispettati, Bivot e Kurzi. Sì, è un atleta di casa, anche se in effetti è keniano, è tesserato con la SD Farnese Vini da un paio d'anni, lo stiamo veramente crescendo perché è arrivato dal Kenya, l'abbiamo tesserati noi per prime ed è una grande soddisfazione averlo vincitore in casa. Vogliamo sapere proprio da Nicodemus se è stata più difficile questa edizione o quella che ha vinto l'anno scorso. Nico, it's too hard this year or last year to win? Last year because there was a lot of Kenyans. Yeah, I was not only Kenyan. Also this year Kursi was doing good. Yeah, not so bad. Because if you see time, so. Dice che l'anno scorso è stato più impegnativo perché ha dovuto combattere con un suo compaesano keniota, infatti il tempo era più basso. Quest'anno in tu. Esattamente. E quest'anno invece ha corso assieme a Denis Kurzi, hanno fatto una gara un pochettino di attesa e lui aspettava la volata ed è riuscito a cambiare, a vincere facilmente. Soddisfacente anche il tempo conseguito e registrato, 56 e rotte, quindi diciamo un'andatura bella sostenuta. Sì, infatti lui si stupiva del tempo di quest'anno perché l'anno scorso si era impegnato molto di più, quest'anno ha la sensazione di aver corso più facilmente, però effettivamente ha corso molto molto meglio. Se non ci fossero loro, gli italiani avrebbero qualche chance, diciamo che questi atleti hanno sicuramente una marcia in più. Se non ci fossero loro ci divertiremmo veramente molto di più. Io mi alleno con questi ragazzi, adesso li seguo anche come programmazione, hanno una marcia in più, hanno veramente un'evoluzione fisica notevolmente superiore alla nostra, lo si vede proprio nel quotidiano, nell'approccio alla corsa, nella facilità di corsa. Ahimè, nei risultati. Peraldo Pulcinella, originario di Miglianico, 18 chilometri sono una passeggiata in confronto alle migliaia di chilometri che ti sei sobbarcato in aereo da Brisbane, Australia, per tornare alla tua terra d'origine. Sì, veramente, stamattina sono sceso all'aereo alle 7 e mi sento molto bene, anche se ho corso. Quindi nonostante il jet lag, il fuso orario, non hai avvertito la fatica? Con niente, sono molto bene e voglio farlo un'altra volta. Senti, come hai trovato la tua Miglianico e cosa si dice di Miglianico in Australia? Si dice tanto, l'ho trovato miglianichese, molto accogliente e l'adoro. Io l'adoro, torno ogni anno per correre la Miglianico Tour. Noi oggi siamo collegati in diretta web anche con gli amici
sul sito Abruzzesi nel mondo. La comunità abruzzese in Australia come vive, come si è inserita? La comunità abruzzese in Australia si è inserita molto bene, però seguono le nostre tradizioni e mantengono tutte le tradizioni che abbiamo avuto negli anni, e spero che i miei figli e i miei nipoti lo mantengano ancora, che io ce lo trasmetta a loro. Hai avuto l'opportunità di trovare tanti amici, da Nicola Mincone sino a Terenzio, che è stato il fondatore di questa corsa. Ci sono state delle novità rispetto alle prime edizioni degli anni 70 ai giorni nostri? Io dico di sì, perché ogni volta che torno lo trovo molto migliore e trovo tutti i milanichesi uniti, e spero che lo troverò per tanto tempo, e mi piace tornare ogni anno per questo qua. I'm gonna fall in love. The seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth to my mind behind a cigarette. Avevamo detto che questo carabiniere marchigiano Denis Cursi era sicuramente nell'otto dei favoriti. È chiaro che competere con Bivot è molto impegnativo. Dicevamo, con Alberico Di Cecco, questi atleti del Kenya hanno sicuramente un valore aggiunto. Sì, sicuramente. Poi c'è da mettere, da aggiungere, che tra noi e lui c'è una generazione. Cioè, io ho 36 anni, è una vita che corro, lui avrà 23-24 anni. Comunque, io sto bene, sono contento di essere venuto qui. C'ero venuto 10 anni fa, quando c'era la gara al circuito, dove arrivai terzo, ero un ragazzino, andai forte, e sono contento di essere ritornato. Ho fatto una buona gara, sono contento perché la volevo prendere come un test di efficienza. Significa che sto lavorando bene. Ringrazio qua il pubblico di Miglianico, una gara stupenda, e niente, speriamo di tornare il prossimo anno. Raccontiamo un po' la corsa. Chiaramente voi due avete dettato legge sin dai primi chilometri. C'è stato qualche momento dove hai avvertito magari quella sensazione di non potercela fare per la prima posizione? Ma dico la sincera verità, ho corso bene, anzi sinceramente mi sentivo meglio in salita che non in discesa. Poi sai, io essendo maratoneta, forse nella parte finale non ho avuto quel cambio di ritmo sull'ultimo tratto, però va bene lo stesso, perché con questo caldo va bene così. Fin quando vedremo Cursi gareggiare in gare competitive? Ma finché ho la voglia dei ragazzi di 15 anni fa, e non smetterò mai, poi vedremo. Walks into the room, feels like a big balloon. I said, hey girls, you are beautiful. Diet Coke and a pizza please. Diet Coke, I'm on my knees screaming, big girls, you are beautiful. You take your skinny girl, I feel like I'm gonna die. Cause I'm free, your woman needs a real man, here's why. You take your girl and multiply her by four. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be gonna do baby. No need to fantasize, since I was in my braces. Water in a hole with the girls around and curves in all the right places. Ancora grondante di sudore, come giusto che sia, è terminata da poco la 9 chilometri. Dunque Antonio Bucci da Lanciano, tesserato per la Farnese Vini, sale sul podio al terzo posto. Ci racconti questa gara? Ma è una gara bellissima, l'ho fatta per parecchi anni, volevo fare la 18, dico la verità. Purtroppo ho gareggiato anche ieri sera, mi fa male la gamba, quindi ho fatto un bel risultato al terzo posto qui a 9 chilometri, bellissimo. È spettacolare, perché nonostante questa gente, è bello. Ecco, parliamo anche delle condizioni climatiche non proprio favorevoli per chi disputa questo tipo di manifestazione, visto che oggi insomma il sole picchia forte. Sì, dico la verità, a me il caldo piace, purtroppo le condizioni sono molto, specialmente sotto al vallone lì è molto umido, quindi ci sta chi soffre molto il caldo, però le condizioni sono ottimali, dai.
Ascoltavamo prima Antonio, terzo classificato, ha dichiarato spassionatamente: non sono riuscito a tenere l'andatura di carrozza. Vincitore dunque della 9 chilometri, una gara molto appassionante che abbiamo seguito proprio nelle fasi finali. Hai conservato la prima posizione praticamente sin dai primi metri, riuscendo a mantenere un'andatura e una bella media. Sì, sì, oggi più che altro per me era un test, visto che più che altro mi dedico alle distanze in pista. Ho approfittato di questa manifestazione per fare un medio. Ho seguito i primi, che però loro hanno un altro passo facendo distanze lunghe. E niente, veramente un bellissimo percorso, una bellissima manifestazione. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. È Marcella Mancini a giudicarsi il primo posto del podio della 18 km di Miglianico. È tracciato difficile, quello più lungo. Com'è andata questa gara? Questa gara diciamo che è andata bene, il clima era un po' caldo, però diciamo che il percorso lo conosco, è la quarta volta che riesco ad aggiudicarmi la vittoria e sei che vengo qui a gareggiare. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno ospitato qui e spero di tornare anche il prossimo anno. Per me è stato un bel test, sto preparandomi per la maratona di Torino. Paolo Sandali, terzo classificato della 18 km della Miglianico Tour. Che gara è stata? Ah, una gara bellissima, non mi aspettavo questo percorso molto impegnativo e tecnico. Infatti sono venuto qua con il secondo classificato, Dennis Curzi, che è un carissimo amico e ci stavamo allenando insieme, e mi ha proposto appunto di venire a gareggiare qua perché era un percorso adatto per provare la propria condizione. E oggi abbiamo sofferto un po', ma la soddisfazione alla fine è stata molta.